Voci.fm, il sito delle voci. Flavio Insinna è qui dietro per Voci.fm e per Prodigi. Allora, intanto parliamo di Prodigi. Sì, e beh, Rai 1, un grande sforzo, sempre presente la Rai quando c'è da dare una mano, insieme all'Unicef, ma tantissimi ospiti, tantissime sorprese. Perché è vero che il titolo completo è Prodigi, la musica e vita, però per far sì che ci sia la musica, la vita e quindi i prodigi e le sorprese e gli ospiti ci vuole tanta buona volontà, la generosità, di questo siamo sicuri. I nostri amici, non è un pubblico, è una famiglia, sono gli amici di Rai 1 nello specifico, della Rai, e le persone che appunto si impegnano ci daranno una mano, quindi non è da dire vi prego, siate generosi, lo so che lo saranno. E c'è da rimettere in circolo, io parlo a titolo personale, la fortuna che hai avuto. Io sono stato un bambino straordinariamente fortunato, sono stato un adolescente fortunato, un adulto fortunato, come direbbe il mio amico Lorenzo Cherubini, sono un ragazzo fortunato, non di età ma nell'entusiasmo, sono ancora fanciullo, e quindi una parte di quella fortuna e di quella felicità, se non la rimetti in circolo, te tieni tutto. È una cosa che dice il santo, non me lo ricordo, non voglio fare sbagli, e dice proprio è un peccato il pane che ti metti via invece di darlo al povero, quello è già un peccato, che non vuol dire, voglio dire rimanere senza niente tu, però la condivisione soprattutto in questi anni, poi voglio dire ci sono storie in Prodigi da tutto il mondo, ma io col direttore generale, con Paolo Rozzera, siamo andati in un istituto minorile ad Airola, giù in Campania, quindi è un'ora e mezzo di macchina, non è che il dolore c'è dietro l'angolo, qui dietro la porta. E c'è da dare un'occasione a tutti, una seconda possibilità l'abbiamo sempre voluta tutti, la vorremmo sempre tutti, bisogna darla a tutti, ripeto, perché si fa in fretta a dire i bambini sono il nostro futuro, se non li visitiamo, non li curiamo, non li vacciniamo oggi, non mangiano oggi, non dormono al caldo oggi, il futuro non ci sarà, quindi... Flavio, una domanda specifica, sempre per Voci.fm. Tu fai di tutto e usi la tua voce, l'hai usata anche per il doppiaggio, ti è piaciuto doppiare e che cosa pensi del doppiaggio? Hai fatto Big Hero? Ah, abbiamo fatto una capriola. Se serve, io sono molto felice quando la mia voce serve per gli appelli, per la solidarietà, poi serve anche nel lavoro, voglio dire, mi serve per lavorare, poi col mio lavoro mi posso regalare il fatto di avere tempo e anche quella... parola tremenda, la popolarità che però la metto al servizio, come Robin Hood, dai, insomma è quella cosa lì, quindi poi figurati per uno bambino eterno come me, figurati doppiare un cartone animato. Ma la curi in modo particolare la tua voce? No, anzi ogni tanto quando vado dal professor Fusi a Ravenna becco delle belle sgridate perché sono, cioè non è che faccio cose chissà che, però insomma devo cominciare a stare più attento che l'età avanza. Ciao, Voci.fm da Flavio Insinna, sentite che voce curata. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.